Torino, dal 1 gennaio di quest'anno è entrata nel pieno delle sue funzioni la città metropolitana. Con l'avvio delle attività sono emersi anche i primi nodi da sciogliere, come l'esubero di 510 dipendenti. Restano gravi le condizioni di Pierangelo Bozzetto, l'infermiere dell'ospedale Martini, colpito da emorragia cerebrale dopo un lungo turno di lavoro in corsia durato 12 ore. Cuneo, l'ospedale di Ceva, rischia di vedere drasticamente tagliati i suoi servizi. I sindaci del distretto sanitario e il comitato di difesa del Cebano chiedono un incontro con Chiamparino e Saitta. Dati significativi sono emersi in questi giorni sui profughi in provincia di Alessandria. Nel corso del 2014 sono stati più di 1000. Gentili telespettatori del Piemonte, a tutti voi ben ritornati a Monitor. Dal 1 gennaio di quest'anno è entrata nel pieno delle sue funzioni la città metropolitana di Torino, che come stabilito dalla legge Delrio ha preso il posto della provincia. Con l'avvio delle attività sono emersi anche i primi nodi da sciogliere, come l'esubero di 510 dipendenti, il reperimento dei fondi necessari al funzionamento della macchina pubblica e la certezza sulle sue funzioni competenti. Parte tra mille difficoltà la città metropolitana di Torino che, come stabilito dalla legge Delrio, dal 1 gennaio 2015 ha preso il posto della provincia. Primo nodo da sciogliere, le risorse necessarie a garantire le attività di base. La legge di stabilità ha deciso infatti il taglio di 1 miliardo di euro nel bilancio delle province vecchie e nuove, una sforbiciata che mette in chiara sofferenza finanziaria agli enti che proprio ora devono decollare. Il governo sta recependo le proteste dell'Unione delle Province italiane, sta pensando di rimodulare l'eliminazione dei fondi. Stiamo negoziando con il governo per rimodulare il taglio che la legge di stabilità ha adottato per le città metropolitane e per le province di secondo grado. C'è un impegno del governo a ridiscutere insieme a noi sulla base di una definizione di quelli sono i fabbisogni calcolati sui servizi effettivi che dobbiamo erogare ai cittadini. Abbiamo avviato questa attività di confronto e di negoziato del governo, che c'è l'impegno reciproco a concludere entro il mese di marzo. Il problema dei dipendenti in esubero è particolarmente complesso. Sarebbero 510 a Torino, circa 1700 in tutto il Piemonte. Il loro posto è garantito fino al 2017, dopodiché avranno lo stipendio decurtato del 20% fino al 2019, anno in cui dovranno essere licenziati. Si va a fare un taglio di carattere economico, per cui con delibera della città metropolitana i 510 verranno messi in soprannumero. Dopo il periodo di soprannumero, quindi se non vengono assorbiti da comune e regione, e comune e regione hanno detto che sono malmessi, ovviamente tutti noto, sono destinati nel 2019 ad essere licenziati. Che cosa auspichiamo? Una bella domanda questa, è molto difficile. Noi auspichiamo che con la Regione si possano fare dei tavoli proprio operativi per capire il destino di queste persone, per cercare di ricollocarle, però bisogna essere concreti e operativi, perché tante belle parole servono a poco. Ci hanno sempre illusi dicendo che non ci sarebbero state ripercussioni sui dipendenti, e invece ahimè oggi le ripercussioni ci sono. Se per il futuro dei dipendenti a tempo indeterminato la situazione è complessa, va peggio per i precari, che solo in provincia di Torino nel 2009 erano 250. Gli ultimi 22 sono stati allontanati il 31 dicembre. La loro ultima speranza è che il decreto mille proroghe congeli le sanzioni per chi, come la provincia di Torino, ha sforato il patto di stabilità, e che quindi permetta alla città metropolitana di riassorbirli. Allora, io mi aspetto intanto che in questi giorni ci sia una piccola modifica al mille proroghe, nel senso che il mille proroghe è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2014, e questo mille proroghe prevedeva la proroga dei contratti dei precari delle province italiane in deroga al patto di stabilità. Il problema è che a Torino il nostro ente sfora il patto di stabilità, e questo per noi è un grosso ostacolo, perché non possiamo essere prorogati. Per esempio la provincia di Firenze, i colleghi precari sono stati prorogati perché la provincia di Firenze non sfora il patto di stabilità. Quindi noi chiediamo una leggera modifica normativa a mille proroghe che ci consenta di essere prorogati per un altro anno, chiaramente.
Con l'interrogatorio di Fabrizio Comba di Fratelli d'Italia, ripresa oggi a Torino l'udienza preliminare per l'inchiesta bis sulla rimborsopoli degli ex consiglieri regionali del Piemonte. Comba deve rispondere dei 16.000 euro destinati a spese di ristorazione durante occasioni di lavoro, ma la Corte dei Conti ne ha contestate solo 6.000. Comba, ha dichiarato l'avvocato Luigi Giuliano, che lo assiste con il collega Giuseppe Fiore, era la sua prima legislatura e nessuno immaginava che venissero messe in discussione queste spese per i pasti. Mai nessuno, continua l'avvocato, aveva sollevato il minimo dubbio sulla loro legittimità. Gli interrogatori proseguiranno ancora nei prossimi giorni. Restiamo in tema di regione, perché il presidente della regione Sergio Chiamparino ha annunciato un taglio fuori programma di ulteriori 50 milioni di euro. Si tratta di fondi europei FSC relativi alla programmazione 2007-2013 che la regione avrebbe voluto usare per alcuni interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico. Questo taglio è frutto di un lavoro che il Ministero dell'Economia sta facendo per conto di una ricognizione di tutte le riduzioni nei trasferimenti alle regioni, inclusi quelli ereditati dai governi precedenti. L'intesa sui tagli dovrà comunque essere raggiunta entro il 31 gennaio, altrimenti, come ricorda Chiamparino stesso, sarà il governo a decidere e ad assumersi la responsabilità dei tagli. È mancato Stefano Monteggia, ex segretario della Lega Nord di Novara. Ex funzionario della Magneti Marelli, è stato eletto nel 2005 in Consiglio regionale per il Carroccio con 2.874 voti di preferenza. Poi ha abbandonato la Lega per aderire al gruppo misto. Monteggia è stato anche consigliere comunale di Novara dal 1993 al 2000, assessore allo sport dal 1995 al 1997, dal 2000 al 2001 è stato assessore alla provincia di Novara con delega al turismo e alla cultura e poi fino al 2005 assessore al comune di Novara con deleghe alla sicurezza, al turismo e ai gemellaggi. È slittata al 16 di gennaio l'apertura del processo d'appello a Giuliano Soria, ex patron del premio letterario Grinzane Cavour. Il motivo? La mancata notifica del provvedimento ad Angelo Soria, il fratello di Giuliano ed ex funzionario della regione, che con lo chef Bruno Libralon, presidente dell'ICIF di Costigliole d'Asti, completa il numero degli imputati del processo. Soria, condannato in primo grado a 14 anni e 6 mesi per truffa, peculato e abusi sessuali, ha già annunciato che dalla prossima udienza rilascerà dichiarazioni spontanee. L'inchiesta nacque dalla denuncia di un domestico di Soria bersaglio di molestie e umiliazioni e poi si estese nell'ambito professionale del professore. Vennero così alla luce tutta una serie di malversazioni ai danni di enti pubblici e privati. Tra i primi ad essere danneggiati la Regione Piemonte, dove era dirigente Angelo Soria, che elargì al premio 19 milioni di euro, ma ci sono anche il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero della Salute, l'Unione Europea e il Comune di Roma. Giuliano Soria, dopo la condanna in primo grado, è tornato al suo lavoro di docente all'Università di Roma. Sul processo pende ora la questione della prescrizione. Per alcuni reati, hanno detto i legali della difesa, sarebbe addirittura già scattata durante il processo di primo grado. Ora, d'accordo con i suoi avvocati Mirate e Gastini, Giuliano Soria ha deciso di rispondere alle domande della Corte e di dare la sua versione dei fatti. Continuiamo con la cronaca giudiziaria, perché prosegue in tribunale a Torino il processo a Cesare Vaciago, ex direttore generale del comune. Vaciago deve rispondere di abuso in atti d'ufficio. La vicenda è quella relativa a un concorso per dirigenti del 2010. Il concorso era stato annullato prima dal TAR, poi dal Consiglio di Stato, proprio perché la commissione esaminatrice di cui Vaciago era presidente era stata riconosciuta illegittima. Vaciago infatti era stato nominato per quell'incarico dalla Giunta comunale, prassi non conforme al regolamento, e nei giorni scorsi a sedersi sul banco dei testimoni anche Sergio Chiamparino. All'epoca dei fatti il presidente della regione era sindaco di Torino. Vaciago, ha detto Chiamparino, è uno di quei dirigenti che a fronte di un problema posto non risponde mai che non si può fare. Non lo definisco un modello, ha precisato, ma un esempio positivo.
Paolo Monferino, assessore alla sanità della Regione Piemonte nella passata legislatura, dallo scorso mese di novembre il nuovo presidente di Esaote, prende il posto di Carlo Castellano, fondatore e presidente dell'azienda fin dal 1981. La genovese Esaote, nata sul finire degli anni 60 all'interno di Ansaldo Genova, produce sistemi diagnostici medicali e in particolare si occupa di risonanza magnetica. Per Monferino il nuovo incarico coincide con il varo del nuovo piano industriale per l'azienda, 77 gli esuberi di personale, settore ricerca trasferito a Firenze, esternalizzazione per produzione e magazzini. E su questo argomento sentiamo l'editoriale del nostro direttore. La notizia è tutt'altro che fresca, posto che risale a fine ottobre scorso, ma certamente l'emergenza con cui si trova a fare i conti proprio in questi giorni la sanità piemontese le conferisce, diciamo così, un'attualità molto molto particolare. È successo infatti che l'ex assessore alla sanità della Regione Piemonte, Paolo Monferino, il 29 ottobre sia stato nominato, avete sentito la notizia poco fa, presidente della Esaote SPA, cioè un'azienda di primissimo piano nella produzione di strumentazioni ed apparecchiature biomedicali. Capiamoci, i clienti di un'azienda di questo genere altri non possono essere se non i manager delle ASL e degli ospedali, non si scappa da lì. Quindi ragioniamo un attimino su questa notizia, perché volendola approfondire qualche elemento per considerarlo urticante che crea un po' di disagio non manca. Niente male infatti per un manager, una nomina del genere, per un manager che si faceva vanto di capire assolutamente nulla di sanità, lo ricordate, e rivendicava anzi questa sua ignoranza come titolo di merito per fare l'assessore. Niente male anche per un assessore che ha funestato la sanità piemontese con una pseudo riforma, ricordate le federazioni tristemente famose, rivelatesi la prova dei fatti fallimentari, lasciando quell'eredità disastrosa che è parte non secondaria delle attuali difficoltà in cui si dibatte il nostro sistema sanitario. Niente male ancora per chi sbandierava trasparenza, ve lo ricordate, ma si rifiutava di pubblicare il proprio stato patrimoniale, come invece faceva, perché costrettovi dalla legge, qualsiasi altro politico tra virgolette normale. E soprattutto niente male per chi oggi deve andare a vendere prodotti a manager, quelli di ASL ospedali appunto, che furono nominati, che sono stati nominati in quel preciso posto proprio da colui il quale si presenta ora come venditore, ovvero la ditta di cui è presidente Monferino va a vendere prodotti alle ASL e agli ospedali i cui manager che coprono sono stati nominati dallo stesso Monferino. Bravo. Basta infatti una capatina su internet per capacitarsi dell'ineffabile faccia di tolla che indubbiamente serve per accompagnare un simile percorso, come se fosse peraltro la cosa più normale del mondo. Basti dire che in Piemonte, ad oggi, nessuno ha ritenuto nemmeno di darne notizia. Non ne ha dato notizia, pensate un po', nemmeno la stessa azienda che ha incaricato Monferino di fare presidente, cioè la Esaote, la quale nel suo comunicato ufficiale del 29 ottobre ricorda la carriera del manager privato Monferino, ma curiosamente, ma guarda un po', dimentica la sua ultima esperienza, appunto quella di assessore alla sanità del Piemonte. Continuiamo a parlare di sanità, restano infatti gravi le condizioni di Pierangelo Bozzetto, l'infermiere dell'ospedale Martini, colpito da emorragia cerebrale dopo un lungo turno di lavoro in corsia durato 12 ore. Il PM Guariniello ha aperto un'inchiesta, i sindacati denunciano carenza di personale e turni massacranti, l'assessore Saitta prova a correre ai ripari chiedendo a Roma l'autorizzazione per 600 nuove assunzioni. Troppe le 12 ore in corsia per Pierangelo Bozzetto, il capoturno del pronto soccorso dell'ospedale Martini, colpito da emorragia cerebrale al termine di una giornata di lavoro al DEA. Ora l'infermiere, operato d'urgenza per asportare l'edema che si era formato intorno all'ematoma, è ricoverato alle Molinette e le sue condizioni restano molto serie. Proprio mentre Bozzetto entrava in sala operatoria, il PM Raffaele Guariniello ha dato l'incarico agli ispettori della procura per procedere agli accertamenti. Acquisite le cartelle cliniche e ispezioni
sono in corso anche all'ospedale Martini. Certi ritmi di lavoro, ha detto Guarignello, possono determinare situazioni di stress molto forte e anche l'ASL 5, sempre su richiesta della magistratura, sta procedendo ad una valutazione dei carichi di lavoro del personale dell'ospedale. Sarà difficile in sede medica ed eventualmente penale dimostrare un nesso di causa e di effetto tra la fatica e lo stress della corsia e l'emorragia cerebrale di Bozzetto, ma come denunciano i colleghi del caporeparto, la situazione degli ospedali è ormai al limite. Specie al Martini, dicono della CGL, si lavora con un personale numericamente al limite indispensabile. Colpa, continuano ancora dal sindacato, delle mancate assunzioni e il caso di Pierangelo Bozzetto pare non essere isolato. Altri colleghi sono stati colpiti da infarti e qualcuno è stato anche sottoposto ad interventi chirurgici. Come se non bastasse, proprio in questi giorni il pronto soccorso del Martini è stato preso letteralmente d'assalto, prestando assistenza anche a pazienti provenienti da Collegno e Grugliasco. Ma la situazione è la stessa anche in altri ospedali cittadini. Se al Martini mancano sedie e barelle, al Maria Vittoria alcuni laboratori sono stati adibiti a reparti per degenze, vista la scarsità di letti. Le Molinette poi stanno posticipando i ricoveri per tutti quegli interventi non considerati urgenti. Una situazione limite alla quale la regione prova a metter mano come può. Si parla sempre più insistentemente di uno sblocco, almeno parziale, del turnover. A giudicarlo possibile è stato il direttore della sanità regionale, Fulvio Moirano. I conti migliorano e si potrà procedere a 600 assunzioni. Se ne saprà di più mercoledì, dopo che a Roma si sarà riunito il tavolo del Ministero della Salute. Il Piemonte spera di ottenere il via libera al riordino della rete ospedaliera. Più personale e più letti, puntando sulla riconversione di 1.300 posti per lungo degenti e sulla chiusura dei reparti doppione. Sempre che il Ministero dell'Economia giudichi positivi gli sforzi e i conti della sanità di casa nostra. Ancora ospedali in primo piano, dalla provincia di Torino ci spostiamo alla provincia di Cuneo, andiamo a Ceva, che rischia di vedere drasticamente tagliati i posti e i servizi del suo ospedale. I sindaci del distretto sanitario e il comitato di difesa del Cebano chiedono un incontro con il presidente della regione Sergio Chiamparino e l'assessore Saitta. Ceva non ci sta e chiede chiarimenti al presidente della regione Sergio Chiamparino. Pomo della discordia, i numerosi tagli all'ospedale Cebano, annunciati in una delibera con cui la giunta regionale, a novembre, ha riorganizzato la rete ospedaliera piemontese. La riduzione dei servizi, presso l'ospedale di Ceva, sarebbe drastica. I malumori del comitato di difesa circa i provvedimenti comunicati dalla giunta erano sorti immediatamente, ma solo adesso si apprende la volontà decisa di ottenere risposte concrete dai piani alti. I sindaci del distretto sanitario e i rappresentanti del comitato difesa del Cebano hanno deciso, dopo un incontro nella serata di venerdì, di richiedere un confronto diretto al presidente della regione e all'assessore alla sanità Antonio Saitta, per avere delucidazioni sulla questione. Le preoccupazioni degli amministratori locali e del codice riguardano principalmente i reparti di chirurgia, che la delibera ridurrebbe all'attività ambulatoriale di day surgery, oculistica, nefrologia e riabilitazione, che addirittura su Ceva non è più citata. In quest'ultimo caso i posti letto tolti sono stati aggiunti presso l'ospedale Santa Croce di Cuneo. Insomma, stando alla delibera, a Ceva resterebbero solo il reparto di medicina, il pronto soccorso e poco altro. Situazione che ha del paradossale se si considera che l'ospedale Cebano ha recentemente acquistato un nuovo macchinario per la TAC. Sarebbe quantomeno discutibile se, dopo un investimento così sostanzioso ed importante, venissero chiuse molte attività che potrebbero beneficiare significativamente delle nuove apparecchiature. La richiesta fatta a Sergio Chiamparino e Antonio Saitta è chiara. Nella lettera, inviata anche alla provincia e ai giornali, si domanda un incontro entro la fine di questa settimana. In caso contrario, Davide Prato, presidente Codice, annuncia mobilitazioni. Ceva non vuole che il proprio ospedale venga svuotato e rimanga tale solamente nel nome. Parliamo di profughi, sono emersi dei dati significativi proprio sui profughi in provincia di Alessandria. Nel corso del 2014 sono stati più di 1.000, mentre continua il lavoro di chi si impegna quotidianamente per l'integrazione. Se ne parla a livello internazionale, se ne parla anche a livello locale. C'è chi distingue con doverosa attenzione tra immigrazione e rischi per la sicurezza e chi si dice comunque profondamente preoccupato per quella che definisce un'invasione dall'esterno. Il tema è sicuramente molto complicato e non è possibile risolverlo con prese di posizioni semplicistiche e superficiali. La prefettura cerca di rispondere a un'emergenza con i flussi di arrivo che crescono in continuo.
In totale nel corso del 2014 sono stati accolti circa 1000 profughi in provincia di Alessandria, un numero non indifferente per una provincia già in difficoltà e che inevitabilmente crea malumori e tensioni, almeno in parte della popolazione. Naturalmente alcuni sono soltanto passati dall'Italia per cercare di andare a sistemarsi poi in paesi più ricchi, magari del nord Europa. Altri invece semplicemente non sanno dove andare, scappati da situazioni disperate, di guerra e di violenza, e sperduti ora in un continente del tutto incomprensibile ai loro occhi. Arrivano dalla Costa d'Avorio, dal Senegal, dalla Nigeria, dal Ghana, ma anche dalla Siria, e semplicemente attendono di capire cosa accadrà della loro vita. In un certo senso dipendono dalle decisioni degli altri, in un altro sta a loro decidere. Gli ultimi 5 sono arrivati nei giorni scorsi, ora sono stati accompagnati nel Casalese. Gran parte però si trova, come nei mesi precedenti, all'ostello accanto a Santa Maria di Castello, in pieno centro città. È l'unica struttura in grado di ospitarli e dopo la prima assistenza fornita dalla Croce Rossa, gli operatori del soggiorno borsalino si danno da fare per fornire pasti caldi e ipotizzare anche qualche tentativo di integrazione. L'integrazione resta sempre l'obiettivo primario, pur con difficoltà inaudite, sia di tipo economico, sia di tipo sociale e culturale. A volte arrivano in costume e ciabatte, ci dice Giampaolo Paravidino, vice direttore del soggiorno borsalino. Per prima cosa diamo loro i vestiti e il kit di base per la sopravvivenza e subito dopo li accompagniamo a una visita medica approfondita. Da lì parte l'assistenza linguistica e la mediazione culturale, eseguita da circa 15 persone, anche per fornire assistenza nella stesura della documentazione per richiedere poi asilo politico. Puntiamo su esperienze di tirocinio formativo per inserirli culturalmente e professionalmente. Sono molto riconoscenti, ma il lavoro da fare è ancora lungo e complesso. Continuiamo a parlare di integrazione. Dalla provincia di Alessandria ci spostiamo a quella di Cuneo, andiamo a Bra, che solo nel 2014 ha conferito la cittadinanza italiana a 187 stranieri. E proprio secondo il sindaco di Bra, Bruna Sibille, la testimonianza è di un'integrazione che si concretizza. Il comune di Bra, nell'arco dell'anno 2014, ha conferito la cittadinanza italiana a ben 187 stranieri, cifra sicuramente significativa. Tra questi, a prestare giuramento di fronte al sindaco Bruna Sibille, 87 minorenni e 3 diciottenni. La cerimonia del giuramento si svolge ogni mercoledì mattina nel palazzo comunale, al cospetto del primo cittadino. Il compito di quest'ultimo è solamente quello di consegnare materialmente l'atto di cittadinanza alla persona, a nome della Prefettura di Cuneo, in base ad una lunga e complessa istruttoria compiuta dal Ministero degli Interni, seguendo il dettato della legge Bossi-Fini. La legge italiana vigente, la numero 91 del 1992, recita che gli stranieri nati in Italia che vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età possono diventare cittadini italiani con semplice dichiarazione di volontà, da rendere all'ufficiale di Stato civile entro un anno dal compimento della maggiore età. Ne hanno diritto anche gli stranieri o apolidi, coniugati con cittadino italiano, che risiedono legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio, e tutti gli stranieri che risiedono legalmente nel nostro territorio italiano da almeno 10 anni. Dall'ufficio di Stato civile di Bra spiegano: noi, in collaborazione con la polizia locale, facciamo gli accertamenti e poi prepariamo le carte. Il sindaco poi convoca gli aventi diritto nel suo ufficio per il giuramento di rispetto alla nostra Costituzione e per la firma del verbale. I figli minori di uno straniero non devono giurare, ma acquisiscono la cittadinanza direttamente per attestazione da parte del sindaco. Questo, invece, il commento del primo cittadino braidese Bruna Sibille. Nel conferire le cittadinanze italiane sono sempre estremamente contenta perché a mio parere rappresentano la concretizzazione di un'integrazione. A supporto dei residenti stranieri che vogliono richiedere la cittadinanza italiana, a Bra, è presente anche uno sportello dedicato, recentemente trasferitosi. Il servizio denominato Alelca è ora attivo nella nuova sede di Palazzo Garrone. Non si costruirà più il muro che doveva difendere le villette di Gavi Ligure invase dal fango lo scorso 6 ottobre. Il sindaco ha infatti revocato l'ordinanza con la quale stanziava i fondi necessari alla costruzione dell'opera. Niente muro di protezione per le case di Gavi Ligure invase dal fango lo scorso 6 ottobre. Una causa legale intentata dai proprietari delle abitazioni danneggiate dalla frana nei confronti della provincia ha infatti indotto il comune di Gavi a revocare l'ordinanza con la quale aveva dato incarico alla ditta Bailo di Novi Ligure di costruire un muro di protezione alto 20 metri. I sopralluoghi sul posto dei tecnici incaricati dalla regione avevano evidenziato l'improrogabile necessità di realizzare l'opera,
Secondo gli stessi tecnici, una coltre di materiale instabile potrebbe, in caso di forti precipitazioni, riversarsi nuovamente sugli edifici già colpiti duramente negli scorsi mesi e per questo dichiarati inagibili. 3 sono ancora le famiglie che, abbandonate le proprie case, attendono ancora di potervi rientrare. E sono proprio questi ultimi ad aver avanzato una richiesta di danni alla provincia, che a loro dire nulla avrebbe fatto per evitare il rischio frane di località Baracchino sul versante della strada provinciale numero 160. Da qui la decisione di revoca adottata dal sindaco di Gavi, Nicoletta Albano, che sostiene di dover attendere la valutazione dei danni a carico della provincia, alla quale spetterebbe ora l'intera trattazione del problema. Un progetto, quello del muro, che i proprietari delle villette danneggiate non avrebbero potuto nemmeno visionare e che ora, malgrado il forte rischio di nuovi venti franosi, richiedono di poter rientrare nelle proprie case. L'importo dell'opera era di circa 155.000 euro, ma fin tanto che durerà il contenzioso tra la provincia di Alessandria e gli abitanti delle villette danneggiate, sarà molto difficile che la situazione si sblocchi. E così un'opera ritenuta improrogabile rimane un progetto scritto solo sulla carta e il rischio frane rimane. Ed è tutto per questa edizione di Monitor, grazie per averci seguito e arrivederci.